Dal Vangelo secondo Marco. Il re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a casa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque Erode ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Giovanni il Battista, il grande precursore di Gesù, perde la vita per un capriccio, quello di Erode e quello di Erodiade. Quello di Erode perché Erode non voleva fare brutta figura, aveva fatto un solenne giuramento e non voleva rimangiarsi la parola, ma anche il capriccio di Erodiade, che era stufa di sentirsi dire in faccia la verità da Giovanni e per questo al momento opportuno ne chiede la morte, la decapitazione. A volte anche la nostra vita si complica per dei capricci, quando cioè ascoltiamo i desideri della pancia, i nostri istinti, la luna di quel giorno, e quando lasciamo spazio a questo, anziché vivere la fatica di un travaglio, di una verità. Quando lasciamo spazio a questo, la nostra vita, anziché diventare un grande segno di benedizione per noi e per chi ci è attorno, diventa una grande occasione per creare terra bruciata attorno a noi. Sperimentiamo il deserto, quando anziché ascoltare la verità che ci viene consegnata dal Vangelo, preferiamo altre fonti a cui alimentare la nostra vita. Ma ciò che conta, ciò che diventa essenziale, ciò che ci aiuta a fare il passo giusto e decisivo è riscoprire nel cuore la certezza di essere custoditi dallo sguardo del Signore Gesù. Lui non ci perde mai di vista. E questo può diventare lo spunto per ricominciare, per ripartire, per lasciarci mettere in crisi in maniera bella e feconda da quella parola che può generare veramente in noi vita, quella parola che ci invita a mettere da una parte i nostri capricci e a seguire fedelmente il Signore Gesù.